Lo sport per me rappresenta sicuramente la possibilità di dire al mondo che nulla è impossibile. Penso di non aver scelto questa disciplina, ma è la disciplina che ha scelto me, perché quando avevo 10 anni ho cominciato a correre con il mio insegnante di educazione fisica e da lì non ho più smesso, quindi sono già quasi 16 anni che corro. Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sono state sicuramente il mio allenatore, la mia famiglia, ma anche tutte le persone che non credevano in me perché mi hanno fatto avere la voglia di dimostrare che si sbagliavano. Del mio sport amo sicuramente sentire il vento tra i capelli e la sensazione di volare. Ciò che non amo è il sacrificio che devo compiere tutti i giorni, a tutte le ore, per essere l'atleta che sono. Sicuramente ci sono tanti campioni a cui potersi ispirare, ma il campione mio preferito è sicuramente Usain Bolt, il campione del mondo dei 100 metri. Io dico sempre che se non avessi fatto l'atleta non sarei l'Oksana che sono, quindi penso che in realtà è il mio destino, quindi non farei nient'altro che questo. Una volta terminata la carriera mi piacerebbe comunque rimanere nell'ambito dello sport, quindi come allenatrice oppure come dirigente sportiva per aiutare il movimento paralimpico. Il momento sportivo più bello è sicuramente stato l'abbraccio che mi sono data con Nadia Checchini all'arrivo dei 100 metri di Dubai 2019, dove ho vinto l'argento, perché è stato un abbraccio pieno di commozione e dopo questo anno di pandemia penso che questo ricordo sarà per sempre indelebile nella mia mente. Ci sono sicuramente tanti riti e tante cose che faccio prima di una competizione, ma ce n'è una tra tutte: farmi mettere il pettorale da Nadia Checchini, il tecnico della nazionale. La notte prima di una gara provi tantissime sensazioni e ricordo ancora che durante la Paralimpiade di Londra 2012 non riuscivo a chiudere occhio e che ogni volta che sbarravo le palpebre mi immaginavo di cadere ai blocchi, quindi c'era questa ansia perenne e ogni tanto la provo ancora come allora. Quest'anno di pandemia è stato per me abbastanza difficoltoso, però penso che lo sia stato un po' per tutti e credo che lo sport possa essere il modo giusto per ritrovare la carica per ripartire più forti di prima. Un'ipotetica vittoria sicuramente la dedicherei al mio allenatore che ha creduto sempre in me, a me stessa e a tutti gli italiani che mi hanno seguito, ma anche quelli che pensavano che non ce l'avrei fatta. L'avversario che temo più degli altri sono io stessa, perché sicuramente è l'avversario principale, veramente siamo solo noi, quello che non ci permette di andare avanti. Tutti i miei avversari sono tutti amici, quindi inviterei chiunque a cena. Il piatto con cui mi diletterei in cucina è sicuramente un'amata carbonara, perché è il mio piatto preferito. Una meta dopo Tokyo sarà sicuramente forse San Pietroburgo, la città dove sono nata, perché ancora non l'ho mai vissuta. Mi piacerebbe tanto in un talent esibirmi ballando, perché è una cosa che amo fare. La mia serie TV preferita è Criminal Minds, infatti quando ero più piccola mi sarebbe piaciuto diventare criminologa, quindi da quella serie mi sono ispirata. Un brano per la mia playlist è sicuramente Remember the Name di Fort Minor. La parola resilienza sicuramente fa parte della mia vita, ma penso di ogni atleta paralimpico, perché lo sport paralimpico insegna che rialzarsi è la cosa più importante da fare nella vita e non smettere mai di sorridere.